Amici del canale YouTube, eccoci qua dal centro sportivo di Milanello. Come vedete alle mie spalle, stranamente c'è anche un po' di sole perché oggi qui faceva davvero molto freddo, molto umido. Abbiamo visto l'allenamento della squadra, abbiamo seguito il gruppo di Stefano Pioli, gruppo al completo nella rifinitura di questa mattina. Alla fine di questo video vi faccio vedere anche le immagini che abbiamo girato proprio all'interno sui campi interni del centro sportivo rossonero. La probabile formazione dovrebbe essere quella annunciata. Non ci saranno grossi cambi perché Pioli, anche in conferenza stampa, lo ha ribadito: vogliamo vincere l'Europa League. D'altronde, ragazzi, col campionato a meno 16 dall'Inter, senza la Champions League e senza la Coppa Italia, ci sono 30 giocatori in rosa e devono essere sfruttati tutti al meglio e al massimo per vincere l'Europa League, o quantomeno per arrivare in fondo, arrivare in finale magari, e affrontare squadre di grande calibro come il Leverkusen, come il Liverpool. Poi vedremo cosa accadrà, ma contro lo Slavia Praga, con tutto il rispetto per la squadra della Repubblica Ceca, il Milan deve vincere e deve superare il turno per andare ai quarti. E allora parliamo anche di probabile formazione, affrontiamo anche l'argomento della formazione che dovrà scendere in campo domani sera contro lo Slavia Praga. Possibile rientro dal primo minuto, e questa è la notizia, diciamo così, della giornata, di Reinders, che era stato escluso da Stefano Pioli nelle recenti partite. Non ha giocato molto, è entrato nella ripresa, ha fatto staffetta con Bennacer, però possibile rientro di Reinders dal primo minuto. Questa è la prima importante notizia, a centrocampo accanto ad Adli. Adli che ha parlato anche in conferenza stampa, quindi sta confermando il suo momento positivo. Milan quindi che è intenzionato a schierare il centrocampo a due con Reinders e Adli, con ovviamente Bennacer pronto a subentrare dalla panchina. In attacco confermato Giroud lì davanti, a destra Pulisic, che ha dovuto superare anche un momento personale difficile con tutte queste accuse di morte vergognose fatte dopo Lazio-Milan. Loftus-Cheek alle spalle di Giroud e Rafa Leao, che deve confermare il momento positivo, sulla corsia sinistra. Veniamo alla difesa, perché anche in difesa ci sono dei possibili cambi, visto che contro l'Empoli Florenzi è squalificato, non gioca, non può giocare in campionato, allora può giocare domani sera, così contro l'Empoli può iniziare dal primo minuto Calabria. Il ragionamento è un po' questo. In difesa, attenzione ad un ballottaggio che si è aperto nell'ultimo momento tra Kier e Tomori, quindi non dovrebbe giocare Malik Chow dal primo minuto, ma uno tra Kier e Tomori. Il ballottaggio è tra il danese e l'inglese. Accanto a chi? All'intoccabile Gabbia. Sarebbe stato davvero strano dire questo 3-4 mesi fa, ora invece è realtà, lo diciamo. Gabbia ha il posto assicurato perché sta giocando davvero molto bene, accanto a lui uno tra Kier e Tomori e non invece Malik Chow. A sinistra invece gioca Theo Hernandez, in porta Mike Maignan. 4-2-3-1. Veniamo invece anche a un altro argomento, l'argomento PIF, l'argomento del fondo saudita, delle quote che vengono in un certo qual modo attribuite al fondo PIF per l'ingresso nel Milan. Facciamo un po' il punto e cerchiamo di chiarire la situazione. Questa mattina il Sole 24 Ore è uscito con un articolo, ancora una volta addirittura con una due diligence in atto, quindi il controllo dei conti da parte di PIF sul Milan per un ingresso con quote all'interno del club. Allora, innanzitutto, questa notizia noi facciamo cronaca, non sto dando il mio parere, sto facendo solamente cronaca. Da Redbird questa notizia non viene confermata, però attenzione, non viene smentito il fatto che il Milan stia cercando investitori in Medio Oriente, quindi è possibile che magari oltre PIF, oltre Investcorp, ci siano altri investitori che vorrebbero entrare nel Milan. E questo è l'aspetto da cogliere. Non dobbiamo fossilizzarci solamente su PIF o su Investcorp, ci sono anche altri importanti investitori che potrebbero entrare nel Milan con quote di minoranza, tant'è vero che Gerry Cardinale con Giorgio Furlani stanno andando continuamente in Medio Oriente per parlare, trattare e allacciare rapporti con investitori di quella zona del mondo. Veniamo anche al concetto delle quote e della multiproprietà.
In questo momento le regole dell'UEFA vietano ad una proprietà di avere due club. Quindi se PIF dovesse entrare nel Milan con quote molto alte, mettiamo il 40 o il 50%, non potrebbe avere il Milan e il Newcastle. Una delle due squadre non potrebbero giocare in Europa. Sono le regole dell'UEFA. Quindi se PIF entra nel Milan lo fa con quote di minoranza, ma saranno quote abbastanza irrisorie, 10%, massimo 15, quote che portano PIF a non avere la maggioranza e non essere, a non incidere in quanto c'è questa incongruenza col fatto che una proprietà non può avere due club. Voi dite, ma era successo anche col Tolosa e col Milan, e infatti nel Tolosa col passare delle settimane sono usciti dal CDA del Tolosa alcuni membri, alcuni rappresentanti di Red Bird. Lo hanno fatto gradualmente, alcuni addirittura lasciando proprio Red Bird, altri lasciando solamente il Tolosa. Lo stesso Jerry Cardinale si era dimesso dal Tolosa per avere solamente il possesso del Milan. Quindi su PIF possiamo dire che un eventuale ingresso in futuro di PIF potrebbe riguardare quote di minoranza. Attenzione però alle quote di maggioranza, perché in quel caso indagherebbe l'UEFA per il fatto che una proprietà non può avere due club che giocano la stessa competizione europea. In quel caso bisogna scegliere o Milan o Newcastle. Però questo è l'aspetto che volevo sottolineare. Non è detto che debba essere PIF ad entrare nel Milan con quote di minoranza o con partnership e partecipazioni sullo stadio. Potrebbero essere anche altri fondi. E quindi è questa, secondo me, probabilmente la chiave di lettura giusta. Vedremo cosa succederà. Vedremo. Innanzitutto però ritorniamo sulla partita, ritorniamo sulla questione Milan-Slavia Praga, sull'Europa League, e vi lascio con le immagini che ho girato oggi a Milanello dell'allenamento questa mattina di rifinitura della squadra al centro sportivo rossonero. Ciao. Posso parlare o ti dà fastidio? Siamo Milanello, allenamento di rifinitura, una giornata grigia, non fredda, siamo venuti qui per mostrarvi, eccolo, i giocatori.
Sai chi diretta che fanno dagli Sport Italia? Dai, prenditi una cazziata, va.